Dal 1991 Fondazione Cariplo ha sostenuto diversi progetti, ma sempre con un obiettivo, l'utilità sociale. Se ne contano 35.600 oggi. A Milano si festeggiano i 30 anni dalla nascita. Dopo 5 tappe che hanno visto coinvolti più di 100 relatori, 1.500 partecipanti, di cui 700 ai tavoli di lavoro, si è chiuso nel capoluogo lombardo l'evento voluto dalla Fondazione per celebrare l'operato svolto finora. È emerso una vitalità straordinaria delle nostre comunità, che però ha bisogno di essere sostenuta e appunto di essere promossa. E ha bisogno di essere sostenuta e promossa con la consapevolezza che tutto questo non è riparativo, ma serve a costruire il futuro. All'attenzione di tutti, sul palco, i problemi più contemporanei, come le nuove povertà, il cambiamento climatico e le difficoltà di accesso al lavoro. E guardi intorno quanti disastri sociali abbiamo. Gli ultimi dati ISTAT sulla povertà, la povertà educativa, 5 milioni e 600 mila cittadini, uomini e donne che non mangiano abbastanza, 1 milione e 600 mila bambini che non vanno a scuola. Ma dove vogliamo andare? Prima risolvi i problemi sociali, poi ci sarà uno sviluppo economico duraturo. Da sempre Fondazione Cariplo ha concentrato il proprio impegno in 4 settori di intervento: arte e cultura, ricerca scientifica, servizi alla persona e ambiente. E quest'ultimo, soprattutto oggi, vede il territorio comasco al centro di una vera e propria emergenza. Noi siamo impegnati, per esempio, nell'ambito della ricerca per capire l'impatto di questi cambiamenti climatici. Il danno del cambiamento climatico lo percepiamo anche noi in provincia di Como: diminuisce il livello del lago, cedono le coste, si mettono in una condizione in pericolo l'ecosistema del lago, i pesci, eccetera. Nel Comasco Fondazione Cariplo ha attuato 1.806 progetti con uno stanziamento di 176 milioni di euro, spiega Monica Testori, commissario della Fondazione. Iniziative varie che spaziano da un servizio di bike sharing al progetto per riabitare il castello dell'associazione Il Gabbiano di Cantù. Fondamentale è stato anche il supporto alla nascita di Como Next a Lomazzo, l'incubatore di start-up, oppure la creazione del centro Crisi Adolescenti Complessi della Fondazione Rosa dei Venti.